Una fiamma al giorno, energie del 17 di agosto. Scegliete la vostra variante, onice nero, cristallo di rocca, ametista. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie del 17 di agosto. È un nuovo viaggio, si parte per una nuova avventura per l'onice nero, un'avventura che appunto presuppone comunque aver preparato dei bagagli. Quindi attenzione a quello che avete fatto fino a questo momento, se c'è ancora qualche cosa che avete dimenticato di vedere, Saturno ve lo farà vedere, perché è importante partire per questo nuovo viaggio veramente liberi, diciamo, e in armonia. Quindi aver armonizzato il lavoro che c'è stato, emozioni, evidentemente ferite, è emerso in questi ultimi tempi proprio perché era necessario portarlo alla consapevolezza. Ecco, allora vediamo un po'. È un viaggio di unione, secondo me qua si parla anche di fiamme gemelle, si parla di un viaggio di unione, si è pronti. Qua c'è un'energia che ci sta dicendo che probabilmente il lavoro che è stato fatto precedentemente è stato un bel lavoro, avete preparato dei bei bagagli, avete rilasciato tutte le cose che non vi servivano, avete preso solo le cose che vi servivano, quindi in un certo senso avete seguito le indicazioni dell'anima, avete armonizzato, siete, diciamo, vicini a una situazione o comunque un'unione interiore, qualcuno è anche vicino all'unione esteriore, c'è una nuova situazione appunto che si sta profilando all'orizzonte, quindi ovviamente a suo modo non tutti possiamo avere gli stessi risultati, ovviamente, ma in base al lavoro fatto, in base a, diciamo, anche quanto tempo si è nel viaggio, comunque ci sono dei nuovi inizi, perché per tutti c'è stato un lavoro importantissimo sul karma, magari per qualcuno c'è ancora, però diciamo che già c'è un'energia, diciamo, di proprio di novità, si è pronti a seguire quello che è il cammino della propria anima. Sì, abbiamo imparato ad ascoltarci dentro, abbiamo imparato a lasciare spazio e il potere all'anima, e ora veramente possiamo, diciamo, veramente non per tutti, ma comunque per la maggior parte, si è pronti proprio per il nuovo viaggio, un nuovo viaggio di unione o riunione, ovviamente. Qua però ci sta dicendo, attenzione, che qualcuno ancora può avere qualche cosa che emerge, quindi siamo pronti, abbiamo lavorato bene, ma non abbiamo ancora sconfitto tutto, questo ovviamente non sarà possibile, però ci sta dicendo, attenzione, che c'è ancora qualcosina che potrebbe emergere, quello che avevo detto prima, magari qualcuno ancora ha delle cose da sistemare, ma siamo nella situazione in cui siamo, diciamo, pronti, poi alla fine, insomma, qualcuno può ritardare qualche giorno, qualcuno può ritardare qualche mese la partenza, ma siamo tutti proprio lì, con un'energia nuova di, diciamo, di ripartenza. E qua c'è il cristallo di rocca. Cristallo di rocca riceverà un dono importante. Qua c'è un'energia veramente positivissima che ci sta parlando di un qualcosa che ci verrà donato, e c'è una pienezza di questo dono. Vuol dire che probabilmente davvero ci arriverà qualcosa di bellissimo. E questo dono probabilmente è anche relativo a delle comprensioni importanti, è una situazione in cui c'è la saggezza dell'anima che porta cambiamenti, probabilmente c'è un'illuminazione, qualcuno ci dirà qualcosa, qualcuno o noi stessi sentiremo scattare qualche cosa dentro, c'è qualche cosa che cambia, c'è un cambiamento, e sarà veramente un dono perché porta illuminazione, porta comprensioni importanti, quindi attenzione a quello che in un certo senso succede in questi giorni, non proprio solo confinato nell'energia di domani, ovviamente, e questo porterà una rinascita. Ecco, il cambiamento vi porterà probabilmente questa comprensione a superare una fase di sofferenza, una fase di separazione se siete fiamme, una fase di solitudine, e si comincia una nuova vita. Vedete che le stese comunque sono sempre un po' in risonanza l'una con l'altra, perché le energie sono, diciamo, sono universali. In questo periodo veramente stiamo andando tutti verso lo scioglimento karmico, dei nuovi inizi, quindi in un modo o nell'altro, con tempi diversi o con modalità diverse, attraverso situazioni diverse, andiamo più o meno tutti nello stesso posto. E quindi c'è proprio la rinascita grazie appunto all'illuminazione, quindi attenzione a quello che vi arriva proprio come saggezza divina. Vediamo un po'. Questo nuovo inizio è proprio entrare in una nuova via, la via della bellezza, dell'armonia, dell'unione,
materiale, quindi c'è veramente un qualcosa che ci sta conducendo sulla via giusta. È una rinascita, non vuol dire che raccoglieremo ancora tutti i frutti di questa nuova situazione, ma cominceremo questa nuova situazione. Quindi anche qui è un po' come se dovessimo partire per qualcosa di nuovo. E quindi mi raccomando, tanta attenzione a quello che è il messaggio dell'anima che arriva in tanti modi diversi, cioè attraverso anche persone che non conosciamo, perché l'energia dell'anima è tutta intorno a noi e tutta dentro di noi, ovviamente, e va ascoltata. E vediamo un po', ametista, qua c'è un femminile che vediamo un po' se ci sta dicendo come energia interiore, come energia animica, come energia del femminile, ma attenzione, oppure di un'energia, vediamo anche concreta, vediamo un po' che cosa ci dicono queste. Non mi ricordavo più qual era il secondo oracolo, vediamo un po'. È una liberazione, oh, qua c'è la totalità di una liberazione. Quindi adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono le carte. Qua ci stiamo liberando dei pesi, alleggerendo da dei pesi. E questo femminile mi viene un po' più da dire che probabilmente è proprio il lasciare spazio a quello che si sente esattamente. Probabilmente qua c'è un femminile che sta ritrovando il suo potere, un femminile interiore che sta ritrovando il suo potere, si sta allineando con i desideri della propria anima. Perché finalmente l'ascolta, sta ritrovando un equilibrio animico e quindi ci si sta liberando da dei pesi del passato. E anche qui c'è un po' proprio il senso di rilasciare tutto quello che non serve più e si ha attraverso proprio questo contatto con l'anima. Bisogna solo abbassare le difese della mente. La conclusione karmica qua mi sta dicendo non si è proprio nel momento in cui si parte, come per esempio per l'onice nero e il cristallo di rocca, ma l'ametista concluderà comunque. Porterà a compimento un ciclo, cioè farà qualche cosa in cui si libererà dei pesi grazie a questo contatto animico. Quindi anche qui attenzione ai messaggi dell'anima, perché sarete portati proprio a entrare dentro di voi, a contatto col vostro interiore e creare un equilibrio e anche qui rilasciare dei pesi karmici, quindi rilasciare proprio ciò che non serve più in vista appunto di una ripartenza, ovviamente. E voilà, sì, è proprio un femminile animico, il femminile animico che si farà strada nella vostra consapevolezza e vi porterà a liberarvi da dei pesi importanti, a portare a compimento dei cicli e a creare chiusure molto, molto importanti, perché il femminile ormai è, diciamo, più dominante, quindi sapendolo ascoltare, creando, diciamo, allineamento energetico dell'ego con l'anima, l'anima diventa nella nostra vita imperatrice, quindi non solo ispira, ma agisce.